E a questo Vinitaly 2015 giungiamo anche allo stand di Roberto Castagner, che ci presenta, come tradizionalmente fa il Vinitaly, le sue novità. E la novità quest'anno è un mix, infatti tiene in mano un cocktail. Certo, questa si chiama Sweet Tonic, è la novità, è fatto con una grappa, si chiama Sweet, distillata 5 volte. Perché la grappa deve entrare nei cocktail? Perché il mondo internazionale porta lì, perché i giovani vogliono bere miscelato. La grappa fino adesso non riusciva, per la sua caratteristica, ad entrare nei cocktail. Quindi innovazione di prodotto, distillazione per portare la grappa al suo livello più puro e quindi la possibilità per i barman di impiegarla nei cocktail. Ecco la sfida, la prima sfida da Vinitaly 2015 è mixato italiano, perché oggi è possibile farlo. Roberto Castagner guarda anche appunto alla ristorazione, a questo settore, e lo fa proponendo un kit particolare che riguarda l'invecchiato, la grappa invecchiata. Sì, il mondo degli intenditori, il mondo diciamo del bere di alto livello è fatto dalle grappe lungamente affinate in legno. La grappa fino adesso non c'era arrivata, un po' perché siamo partiti tardi, ma la sfida dell'Expo ci obbliga a tirar fuori il meglio che abbiamo dei nostri cavò, che le nostre barricaie. Quindi io propongo a circa 4.000 ristoranti italiani un kit che si chiama Buon Ambasciatore, in cui in un vassoio c'è la grappa invecchiata a 3 anni, c'è la grappa invecchiata a 7 anni, la grappa a 14 anni. Ecco, la sfida più importante è proprio nella fascia alta del mercato, dove troviamo i consumatori più esigenti, ma anche quelli che sapranno apprezzare finalmente un tesoro tutto italiano che si chiama grappa. Ecco, continua in questo senso la sfida di Roberto Castagnari di rendere la grappa da prodotto tipico a prodotto internazionale. La sfida è quella, cioè io ho raccolto questa sfida anni fa, ho cercato di innovare i prodotti, ho la fortuna di avere una famiglia che mi seguirà in questo progetto, le family distillazioni, le family famiglie della grappa hanno un progetto avanti molto ambizioso. Perché? Perché il mondo ci aspetta, oggi abbiamo le barricaie con la grappa finalmente lungamente invecchiata, abbiamo dei prodotti che sono stati degustati e paragonati anche qui al Vinitaly, i più grandi stilati del mondo hanno ottenuto dei grandi consensi. La sfida è aperta, possiamo conquistare il mondo. E poi c'è un invito speciale per stasera con una tradizione, la tradizione del fuoriclasse. Bene, stasera tutti a cena, dopo aver fatto questa bella giornata, perché ho invitato tutti i miei amici fuoriclasse, parleremo di grappa, parleremo di Expo, ma anche di persone che sono dei veri fuoriclasse e possono aiutare a migliorare la nostra società.